È stata approvata ieri pomeriggio la delibera di sostegno ai lavoratori della Mercatone 1 di Scerne nel corso del Consiglio Comunale Straordinario e Congiunto che si è svolto presso il Palazzo Polifunzionale di Pineto. Da segnalare la presenza di numerosi lavoratori del punto vendita di Scerne di Pineto, insieme alle tante autorità intervenute, tra cui anche il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, che ha dichiarato di aver già aperto il fascicolo per l'antinazione della Cassa Integrazione, che nei prossimi giorni incontrerà gli istituti di credito per discutere della questione. La questura di Teramo ha dichiarato di aver arrestato nella giornata di ieri due uomini di 38 e 40 anni responsabili della rapina al Conad di Montorio. I due, entrambi della zona, dopo aver sottratto l'incasso della mattinata, circa 8.300 euro, alla direttrice del supermercato che si apprestava a depositarli in banca, si sono allontanati con il veicolo della predetta. Ma la fuga, come detto, è durata veramente poco, visto che la polizia li ha arrestati, dopo un inseguimento sul lungo fiume Vomano, riuscendo a recuperare anche il denaro sottratto. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, esprime in una nota tutto il suo disappunto per il mancato finanziamento da parte della Regione Abruzzo del premio di Venanzo, un finanziamento che gli organizzatori della manifestazione avevano considerato in bilancio per l'edizione già celebrata e la cui cancellazione pone serie difficoltà per l'organizzazione della 20ª edizione. Il sindaco ha inoltre dichiarato che chiederà chiarimenti in merito direttamente al presidente della Regione D'Alfonso, chiedendogli di verificare se ci siano i presupposti per riconsiderare la decisione. Mentre il Teramo ha ricominciato ieri gli allenamenti inaugurando la nuova struttura dell'Acquaviva, causa anche l'indisponibilità momentanea del Bonolis, in città cresce il fermento per la sfida che la capolista dovrà affrontare giovedì alle 17 contro il Tutto Cuoio. La prevendita dei biglietti è cominciata già ieri pomeriggio e, viste le sei giornate al termine con i biancorossi a più 3 su un Ascoli in piena crisi e da affrontare in casa nell'ultima di campionato, siamo sicuri che la cornice di pubblico presente per la sfida contro i toscani sarà sicuramente di quelle importanti. Questa ed altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo Atri.